Ciao E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale, ancora una volta qui con la grande ombretta e il simpatico e irriverente Gabriele. Yeah. Oggi un video tutto simpatico, un tag. Ce ne vuoi parlare tu, simpatica ombretta? Sì, siamo stati taggati da un ragazzo carinissimo che si chiama su YouTube Luca non esiste. Invece lui esiste tantissimo, è vero. Salutiamolo. Ciao Luca, tu Ciao. Ancora non lo conosci. No, per me non esiste ancora. E quindi, ciao Luca! Esisterà presto. Sì, Luca ha un canale piccolissimo su YouTube. Forse non è Fausto il nome che ha messo, perché Luca non esiste e poi non lo guardano se non sì, esiste. Sì, ma non è quella canzone Cambialo. Di Luca Carboni? Luca esiste, no. Luca, se volete scoprirlo, io l'ho scoperto da pochissimo perché mi ha taggato e quindi sono andata a guardare il suo canale e mi sono iscritta, ci siamo iscritti. Vabbè. Lascio il suo canale qui sotto nell'info box e gli mando un grande saluto. Okay. Ciao Luca! Abbiamo lui finito uno... con i messaggi lui promozionali, ecco, stavano continuando. Lui è un nostro fan, lui è carino, lui è alto. Ah, è un nostro fan? Sì! Allora, ciao Luca, benvenuto, grazie! Che scemo. No, perché di solito quando fa le collaborazioni poi fa è lei carina, è lei di qua, è lei di Stai qua. Stai zitto, primo tutto quello che dico lo penso e secondo non è una collaborazione. Lei lo pensa e io lo taglio. Non è una collaborazione. Non è una collaborazione, questo ragazzo ci ha gentilmente taggati e noi lo ringraziamo perché a me piace fare i tag. Questo tra l'altro tag l'ho fatto anche per il canale Ombretta. Siamo contenti. Quindi, doppio. Andiamo. È un tag che ha inventato Nicole dei consigli di Nicole. Nicole chi è? Quella col collo lunghissimo? No. Chi è questa qua? Questo taglialo. Un'altra. Un'altra. I consigli di Nicole, a cui mandiamo anche un saluto. Ciao Nicole. Ciao Nicole, che anche lei è carinissima, è simpaticissima, ha un bellissimo canale. Poi che fa? Ha tanti consigli. Ha tanti consigli, e ha un bel tagli. Cane, ha una bella lavatrice. Sa fare bene la lavatrice. Ha il collo lunghissimo. Non è lei. Avanti. Insomma, quella è una Nicole ben più famosa. Sa fare l'avo col bicchiere? Sa fare l'avo col bicchiere? Sa fare l'avo col bicchiere. È laureata in legge, mi pare, questa Nicole. Allora sa fare due O col bicchiere. Bravo, complimenti. Smettila. Allora. Scherzi a parte, guardate che lui scherza, è proprio così dalla nascita, non ha preso nessun colpo in testa. Cominciamo subito cominciamo subito a rispondere alle domande del tag che lui non conosce. Benissimo. E allora, la prima domanda dice: fai vedere il vostro primo video e commentiamolo insieme. Ciao a tutti i curiosi del web. Ciao a tutti. Della nostra cucina virtuale. Eccola qua. Visto che è carina, da oggi vi faremo compagnia con le vostre ricette. Fermo restando che noi non siamo. È uguale. Assolutamente no. Poi io anche di meno. Io non so neanche cucinare. E questo non è cambiato. Va bene, va bene. Commentiamo il nostro primo video. Che dire, è bellino il nostro video. Mi fa tenerezza il nostro primo video. Sì, è vero. Tu ancora non sai cucinare. No, il nostro primo video è bello perché è cominciata una bellissima avventura. Noi siamo un po' legati. A me faceva strano averlo qua accanto, a lui faceva strano avervi là di fronte. A me fa ancora strano averti qua accanto. Vai avanti. Stamattina forse. Strucca il bottone. No, basta, non è che dobbiamo. Ah, non dobbiamo vederlo tutto. Ricorda le tue emozioni. Beh, sicuramente mettersi davanti alla videocamera non è semplice la prima volta, c'è sempre un po' di imbarazzo. Tu per un mese sei stato tipo una marionetta. No, perché vuoi, ognuno di noi... E parlava come i doppiatori delle soap opera. Ebbene, quindi anche noi oggi e litigavamo moltissimo per questo. Va bene, comunque è superato, oramai si è poi sciolto. Poi invece ho deciso di essere come sono io e Ale non sta tanto bene ogni tanto, però vabbè. Dipende da quello che dice. Allora, il video che credevi sarebbe stato un successo e invece è stato un flop. No, 2Corina K ha cominciato piano piano sta salendo lentamente. Sì, non sì, ci sì. sono stati dei flop. Sicuramente mi sarei aspettata dei boom pazzeschi per le granite siciliane che comunque stanno andando bene, però non hanno avuto quel picco di ascolto che immaginavo. Vabbè. Oppure un'altra torta che pensavo sarebbero andate meglio le ricette sono il bacio perugina gigante e la M&M's cake, queste torte americane, pensavo tirassero di più sul web, ma insomma vanno bene come video di arte per te, non hanno raggiunto chissà quali risultati, però noi siamo soddisfatti. Ma sì, anche perché noi lo facciamo anche, cioè più che altro è un gioco quello che facciamo noi. Sì, quindi alla non fine... abbiamo grandi aspettative. Brava. Al canale. Hai visto? Ho risolto io. Poi andiamo avanti. Il video che credevi sarebbe stato un flop e invece è stato un top.
Quello là delle scrittelle. Le scrittelle sono state un top, effettivamente. Noi le facciamo così con grande... Abbiamo fatto queste scrittelle così, un po' per gioco, un po' così. Scherzando, insomma, anche la ricetta è semplice, semplice. Sono piaciute tanto. La sciocchezzuola. È vero, una sciocchezzuola che però è piaciuta, perché i bimbi evidentemente piacciono queste cose. O i bimbi grandi. Anche i bimbi che ci sono dentro di noi. Poi. Allora, il video che ti sei pentito di aver caricato, non ne ho. No. No, se li carichiamo perché dovremmo pentirci. No, anche perché noi tutto quello che vi proponiamo lo prepariamo. Sì, quindi... anche se non viene bellissimo esteticamente vuol dire che ha un buon sapore, quindi lo carichiamo lo stesso. No, quindi nessuno. No. Ah, siamo senza pentimento. Poi. Il video che ti sei divertita di più a registrare. Mi piacciono di più quelli là sotto Natale. Sì, vero. C'è quell'atmosfera, poi anche se c'è caldo in cucina non ti dà fastidio. No, io posso dire quali sono i video che mi sono piaciuti meno. Ah, no, non ci interessa allora. Non no, c'è questa domanda. No, non ci interessa, brava. No, vabbè, quei video, i due video che volevo girare con tanto, tanto divertimento e che poi invece non mi sono piaciuti girare sono stati la torta aerea di Enzo e la torta M&M's del tuo compleanno. Lo so, questo è vero. Perché avevo due mal di testa pazzeschi. Io la torta la dovevo fare per il loro compleanno, quindi non la facevo per il video, mentre ce la giravo il video, ma stavo molto male. Alla fine hai voluto dirla la tua. Sì! Brava. Vai avanti. Allora, il video, idea originale che non sei ancora riuscito a registrare, ma che ti riprometti di fare. Ce l'ho. Cos'è? Le ricette con Enzo. Quello sto aspettando è dura. Che cresca ancora un pochino. E poi voglio fare una rubrica con lui, proprio io, mamma e figlio, con lui, dove lo metto sotto a cucinare. Bravo, così io me ne vado in pensione. Andiamo avanti. Il video che hai registrato ma che non hai mai pubblicato. Non c'è. Tutti quelli che abbiamo registrato sono andati a buon fine, quindi li abbiamo sempre pubblicati. Il tuo video preferito? Il mio video preferito? Tutti i video di Natale? Il mio sai qual è? Lo vuoi sapere qual è? Sì. Io sono le brioche col tuppo buone, è vero, molto buone. Il panettone mi è piaciuto panettone tanto. Panettone e pandoro sono i miei video preferiti. Brava. E poi ultimamente gli ossa di morto. E ce n'è anche uno che però è su Arte per te, che non è su Due Cori Una Cappa, ed è quello là del Babbo Natale, la decorazione del panettone con la forma di Babbo Natale, bello quello. Va bene, cercheremo di recuperare questo video, magari lo carichiamo direttamente qua su Due Cuori Una Cappa. Perché no? Allora, svela un incidente imprevisto durante una ripresa. Miliardi, Enzo che butta a terra tutti gli ingredienti. Ah, vabbè. Gli incidenti vedo cose più spettacolari. No, così. Magari un'infornata mi va a buon fine e l'altra la brucio. L'impastatrice che non impasta. L'impastatrice, allora, video Pandoro o panettone? No, era Colomba. Video Colomba dell'anno scorso, la KitchenAid che mi si rompe davanti agli occhi. Braccia che cadono, era nuovissima quella macchina. Sì, me lo ricordo. Mazza, non ne sono successi. E poi quando capita anche che andiamo a caricare i video e li perdiamo. Ogni tanto succede ogni anche tanto quello. È capitato. Terribile. Questo, andiamo avanti. Poi, un video che vorreste vedere facessimo, qual è? Ditecelo voi e scrivetecelo qua sotto al video perché è una domanda del tag. Chiedi ai ragazzi qual è un video che vorrebbero vedere da voi. Anche se noi bene o male li accontentiamo sempre, qualche cosa sì. Ce lo dimentichiamo. Sì. Strada facendo. Dovremmo fare le pizzette, ci hanno chiesto di fare i rustici, pizzette, cartocciate, cose tipiche nostre siciliane. Dobbiamo avere il tempo. Mi frena anche un po' il fatto di non preparare troppe cose buonissime. Siccome poi le mangiamo queste cose, e certe volte poi più che altro lei più ha problemi di dieta naturalmente. E quindi non sempre li possiamo preparare, giusto? Cioè, io mi faccio problemi e tu non te ne fai. Brava. Ma non è che non ne hai. No. Ok, va bene. Quindi se ti va tanto a due ragazze, non ci va. Non ci va. Bene, il video finisce qui allora. Vuoi taggare qualcuno? Tagga tu qualcuno. Sì, allora io taggo il... Mauro e Antonio già l'hanno fatto. Ah. Taggo allora Annie della cucina di... Dell'amore vero. Dell'amore vero. E il goloso Mangiarsano, perché sono gli unici che mi ricordo. E perché Marta non te la ricorda. Vero, anche... Ma non mi viene il nome facile. taggo Marta, però il nome lo dice lei. Del va canale. Bene. La cucina di Mami. Si chiama anche con questo nome. Va bene. E allora Marta ed Annie, se vogliono fare... Annie, Claudia Annie si chiama. Sì, se sì. Vogliono fare questo video, ci farà piacere ascoltare le vostre risposte. Spero che vi sia rilassati e divertiti un po' insieme a noi e noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.